Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in camera mia. Finalmente un sogno che si realizza, lo Stealth Rave Vintage. Uno dei tanti sogni che si realizza. Adesso andiamo a deboxarlo. E in più i regalini, piccolo regalo che ho ricevuto insieme allo Stealth Rave, post-it a forma di Crystal Star e vari portadocumenti, bellissimi, a dire il vero. E in più le locandine del film Eternal. Stupendo. Davvero belle. Torniamo però allo Stellio Reeve, ragazzi, andiamo a deboxarlo e lo scatolo, come potete vedere, ha dei difetti, è anche un po' rotto qui davanti, però ragazzi, sinceramente 26 anni per me va bene, l'importante è che l'oggetto all'interno sia completo e funzionante, così è. Adesso andrò ad aprirlo. Ecco ragazzi, deboxato e ora andrò a mettere le pile. E poi andrò ad allocare ogni statuina nella sua posizione. Come potete vedere, ragazzi, è stupendo. Davvero molto bello. Ci sono soltanto dei difetti qui sulle alette. Qualche piccola mancanza di cromatura, però sinceramente non fa niente, non mi importa. Poi per il resto è perfetto. Adesso andiamo a mettere le pile per farlo funzionare. Aspettate. Ragazzi, questo Stellio Rave è un fortune telling, ovvero che a seconda della luce della guerriera Sailor che si accende, vi darà un messaggio di buona fortuna. Ovvero Sailor Moon vi dirà buona fortuna in tutto. Sailor Cibiusa, buona fortuna in amicizia. Sailor Mercury, buona fortuna nello studio. Sailor Jupiter, buona fortuna nella salute. Sailor Venus, in amore. Sailor Mars, non lo so. Purtroppo questa pecca non lo so, non sono riuscito a sapere quale sia il messaggio che lei dia quando si illumina. Ragazzi, come vedete, non so se chi mi segue già, questo è l'ultimo Stellio Rave che mi mancava. Dopo vi farò un video a scalare di tutti gli Stellio Rave, sperando che questo sia il più grande, che questa è la soddisfazione di avere l'ultimo, sperando che sia diverso dalla lampada. Ragazzi, cosa dire di questo oggetto? Questo oggetto è un oggetto che appare in Sailor Moon Super S o Sailor Moon Il Mistero dei Sogni. Appare nell'ottava puntata di questa serie, Un vero amico, e sparisce nella puntata, se non erro, 36. Il titolo sicuro è Gli specchi, non ricordo il numero della puntata. Questo oggetto viene donato da Pegasus a Cibiusa solo nello storico anime degli anni 90 per comunicare con lei. Per poter comunicare con lei. Come ho detto, adesso ho fatto vedere la funzione manuale. Adesso andrò ad attivare la funzione IRS, perché come potete vedere dallo scatolo, questo oggetto è dotato di IRS. Adesso andrò a munirmi di una delle due pile magiche che hanno la funzione da telecomando. Un attimo, ragazzi, per fare questa prova ho preso quella più veloce. Lo Star Stick Power. Adesso andrò ad accendere la funzione RS sullo Stellion Rave. Sarebbe la parte sul retro. Vedete questa levetta, basterà alzarla e partirà l'IRS. Bisogna di entrambe le mani, quindi metto un attimo in pausa.
Ho attivato l'IRS, come potete vedere lo Stellium Rave lampeggia e ora andrò a far funzionare il telecomando. Come potete vedere è rimasta accesa Sailor Moon, quindi il messaggio era un buono fortuna genetico su tutto. Ragazzi, che dire, stupendo, è un sogno che si realizza. Spero che il video sia esaustivo, che ho fatto una buona spiegazione dell'oggetto e anche la dimostrazione dell'IRS. Adesso io andrò a spegnerlo e vi farò un ulteriore video dove metterò tutti i miei Sailor Rave a scalare. Spero che vi piaccia. Buona giornata!